bella questa volée. Volée bassa in avanzamento, giocata con una semplicità che solo lui sa ottenere. Questo è schema Federer. Schema Federer, rovescio in back corto. L'avversario deve per forza attaccare. Che poi non era neanche male come attacco, però. Ma lì guarda come si prepara. Guarda subito Federer come va a coprire il rovescio. Si sposta in anticipo. Controvede vincente con il dritto da parte di Federer, che ha lavorato ai fianchi ma tiene il corso di questo scambio. Ha fatto poi in tempo a spostarsi sul dritto. Federer, che probabilmente sente molto di più in questo momento della partita il rovescio in back che in top. Abbiamo visto come due o tre volte è andato un po' fuori tempo, invece con il rovescio in back riesce più a domesticare e allo stesso tempo a far giocare anche sotto ritmo Mathieu. Chiama a rete Mathieu Federer. Il passante è buono. 0-30, non l'ha colpita benissimo, ma veramente efficace il rovescio incrociato di Federer. Il nastro gli accomoda anche la palla. Colpisce in controbalzo e trova la riga. 0-30. Come Nicola Davidenko e Grigor Dimitrov. 15-0. Ancora servizio centrale. Beh, come si è riparato dal dritto in corsa di Mathieu sulla palla corta Federer. Come ha letto prima, sì, dove Mathieu poteva giocare questo dritto. 40-15, due set point. Federer ha accelerato nel momento giusto. Avete visto come si è mosso in anticipo, proprio nel momento in cui Mathieu stava arrivando sulla palla. No, questo kick, mamma mia, impressionante. Come rimbalzata laterale e in alto la palla. 143 km orari, pochissimo, però guardate che effetto che riesce a dare a questa palla Federer. Mathieu proprio non la trova. Straordinario. Questo aveva provato in precedenza, era andato fuori ritmo, invece qua grandissimo, ma sotto soprattutto la come si è procurato questo rovescio lungo linea con due splendidi rovesci in back e basso. Ma si rifà con gli interessi Federer, trovando il vincente con il dritto. Grandissima ricerca di palla da parte di Federer, che trova, ripetiamo, subito la distanza giusta per giocare e sbracciare in lungo linea. Inizio però è, da parte dello svizzero, è incredibile. Questa è buona. Viene chiamato il challenge da Federer, che da subito la palle, sì, è raccatta palle nel campo opposto, convinto di aver messo a segno ancora un ace. No, sì. Oh mio Dio.
No. Deve riprendersele le palle perché... E infatti certo, se la ride perché troppa sicurezza, lui con l'occhio di falco non ha una bella tradizione. 30-15. Mamma mia come ha giocato, rovescio dritto e smash. Soprattutto quel dritto che ha mandato in tribuna il francese, un dritto non potente, ma lo rivediamo, che passa molto alto sulla rete, guarda dove va a giocare Mattia e recupero. Smash da tre quarti campo Federer, 40-15, arrivano due match point. Basta il primo come match point sfruttato dopo un'ora e 25 minuti. Roger Federer approda per la nona volta in finale a Basilea, batte Paul Harry-Mathieu numero 101 del mondo col punteggio di 7-5, 6-4.